La zanzara. Mi si parò davanti uno spirito coperto di fango. Allungò verso la barca entrambe le mani, ma Virgilio pronto lo respinse dicendogli: via di qui! Vattene a stare con gli altri maledetti! Ed io, maestro, sarei molto, molto desideroso, prima di uscire dalla palude, di vederlo immergere in questa melma. Poco dopo, vidi gli iracondi fare di lui un tale scempio che per esso ancora glorifico e ringrazio il Dio. Tutti insieme gridavano: Cruciani! Dei criminali. Cruciani, non ti preoccupare che tua figlia non andrà mai a far volontariato per un ONG, per essendo cresciuta con una testa di cazzo come te, fascista, egoista di merda che non capisce un cazzo della vita, non avrà sicuramente nessun tipo di attitudine di aiuto verso gli altri. Quindi sicuramente andrà a fare un lavoro del cazzo come quello che fai tu, che guadagni soldi solo sputando merda contro tutti, coglione. Dispensatori di non verità ed untori di epidemia fascio populisti. Nient'altro che questo sei diventato, Cruciani. Buonasera, Cruciani, volevo ringraziarti. Stamattina sono andato a fare la tessera dell'Ampi, perché ci sono troppi pirla di fascisti in questo paese. Perché se sono tutti dei cani di bagasce come te, spariscono per altri 70 anni. Grazie, buona serata. Cruciani, non puoi dire che vuoi ritirarti a vita privata, tu hai bisogno di noi tanto quanto noi abbiamo bisogno di te e della zanzara, grazie! Bene ragazzi, vedo che telefonate, mandate dei messaggi anche contro il sottoscritto, ne sono assolutamente orgoglioso di queste puttanate che dite.